abbiamo fatto questo disco in maniera abbastanza scientifica, nel senso che siamo andati in uno studio che poteva mettere insieme tecnologia vecchia e tecnologia all'ultimo, insomma, all'avanguardia. Ed è lo studio di Mauro Pagani, che è uno studio di anni 70. Mauro c'ha un sacco di strumenti anni 70, ha un registratore analogico 24 piste, quindi abbiamo registrato tutto in maniera tradizionale, però abbiamo tagliato tutto poi con col computer, e il risultato è che il disco è un finto live, nel senso che il disco è il frutto di tante session di cui abbiamo preso il meglio. Abbiamo diviso il concerto quasi in due o tre parti. La prima parte è abbastanza lunga, la più lunga è dedicata alle canzoni, ci sono canzoni di quattro quarti, ma ci sono canzoni, insomma, di tutti i nostri LP. E poi c'è una seconda parte dedicata più al ballo, al sound, diciamo, al ritmo, sì, al groove. It's the kick. The kick. Della seconda parte, che è più dedicata appunto al gruppo, al ballo, al ballo, proprio il movimento del corpo. C'è Mbikili, che è un pezzo di Gennaro, fondamentalmente, in cui Gennaro suona la batteria, no, e Stefano che gli manda, insomma, sequenza e batteria. E a seguire c'è Suonno, che è un pezzo vecchio, insomma, di Lingo, però riaggiornato, insomma, anche col testo cambiato, ha ben poco di Suonno, diciamo che è un pezzo dance che noi facciamo per lo spettacolo. Alive.
noi alcuni pezzi non li facciamo proprio più perché non ci sono più modi per riarrangiarli e quindi non li facciamo più. I wanna get high, the time is right. I'm shaping my soul, ready to fight. Spot from Mama Cannon to the shores of man. I've been searching for a life on the wars of Babylon. Un viaggio tra le mille anime degli Alma Megretta migranti.